visitare il Molise devi avere il tempo, devi andare piano e devi guardarti intorno. Dove stiamo adesso? Adesso siamo in una zona bene o male baricentrica della regione, si chiama la montagna di Frosolone. È isolata dal resto del territorio, quindi dall'alto si può dominare bene o male quasi tutto il Molise. Ci sono colline, montagne, ci sono anche molti pini, avete molte mandorle, faggete, per non parlare di tanti animali che si possono incontrare qua allo Stato Brado. Qui c'è anche mozzarella buona, c'è il pecorino, c'è il primo sale, si mangia divinamente, tutto naturale. Come si chiama questa bellissima basilica che stiamo vedendo? Questa santuario dell'Addolorata di Castelpetruso. È bellissimo, in mezzo alle montagne ti ritrovi questa immensità. Questo è un lago artificiale, si chiama Arcichiaro, è alimentato esclusivamente da sorgenti di montagna, ma a monte di questo lago non esiste nessun tipo di insediamento abitativo. E la cosa più suggestiva di questo lago è una gola naturale di 6 km di lunghezza, è definita orrido. Questa è la terra dei mulini, qui da sempre ci sono stati i vecchi mulini, ci sono ancora a pietra. E la terra dei mulini perché qui c'è sempre stato tanto grano. Qui vedete immagini con il sole, immagini senza il sole, le nuvole, poi il ciel sereno. Questa caratteristica del cambio repentino del tempo ha fatto sì che negli anni 90 in quest'area venisse impiantata la prima centrale sperimentale dell'Enel per provare le pale eoliche, quindi la loro reazione sia a venti forti sia a cambiamenti repentini. Da lontano, quando vedete le pale eoliche, sembrano piccoline, degli stuzzicadenti piccoli, guardate, quelle sono le più alte d'Italia, mi diceva Alessandro, comunque sono 90 metri di altezza e da vicino, se vedete, sono enormi, hanno un diametro veramente grandioso. Sopra è un appartamento enorme, ci camminano 6-7 persone. Alessandro, fermiamoci solo un secondo, vedete sulla mia destra? Vedete cavalli allo Stato Brado. Fra poco io starò con voi per farvi ammirare il Molise, il magico Molise. Parola di pollice verde. Amici carissimi, il Molise è un paradiso. Vedere queste colline, montagne, questi fazzoletti di terra dai mille colori, boschi, faggeti, pini, cipressi. È bello attraversare tante strade per arrivare qui e guardate che meraviglia. Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore. L'amore, l'amore. E sentiremo il calore dei raggi del sole su di noi. E tra le spine dorate. Guardate che bello questo mondo, è un paradiso, sembra un dipinto. E se passate qui da queste parti, mi raccomando, Molise, Molise, guardate, un mare di grano. Ma il grano cos'è? Una graminacea. Viene seminato più o meno in autunno, prima dell'inverno, un chicco si mette nel terreno e poi ci sono 5 fasi fenologiche. C'è la germinazione del seme, poi c'è l'accestimento, vedete? L'accestimento significa formazione di radici secondarie per meglio alimentare la pianta. Poi c'è la levata, e qui ci sono gli internodi e i nodi, vedete un nodo? E poi c'è l'infiorescenza che diventa infruttescenza. La spiga cos'è? Sono tanti frutticini, tanti chicchi, i chicchi sono i frutti e vengono chiamati indeiscenti, indeiscenti, ricordatelo, significa quando tanti tipi di frutta
non si aprono a maturazione, quindi questi frutti restano chiusi. Poi c'è la maturazione cerosa, c'è quella fisiologica e poi c'è quella ultima, come adesso vedete, dove il grano perde la massima umidità, quindi diventa secco, giallo e può essere raccolto. Vedete le testoline un po' abbassate di questo grano? Perché è piovuto troppo, la pioggia serve, ma a volte diciamo è un danno per il grano. Ma a me viene in mente una cosa molto bella. Io ero bambino e mi ricordo di notte arrivava un camion davanti casa con 15 persone. Papà saliva su questo camion, ci baciava, se ne andava. Dico: mamma, ma dove va papà? E papà: lo rivedremo fra un mese e mezzo. Dico: dove va? Dice: va a mietere il grano. Papà andava a mietere con le braccia, con la falce, poi facevano i covoni e poi veniva trebbiato. Tornava dopo un mese e mezzo con pochissimi soldi e con qualche sacco di farina. Quella farina eccezionale che serviva alla mamma per preparare delle pagnottone di pane da 10 kg e le pizze. Per farvi capire come il mondo è cambiato, però nel Molise c'è ancora quest'aria salubre, pura, c'è veramente questo mondo incontaminato. Potete sentire solo le cicale di giorno e la notte ci sono i grilli e le lucciole. Laboratorio di qualità. Attenzione, quando mettete gli spaghetti in bocca e dite: ma che buoni, al dente, non ha lasciato il bianco nell'acqua, che qualità. Oggi chiaramente un buon mugnaio deve avere a disposizione un laboratorio. Questo laboratorio a cosa serve? Serve a darci la garanzia della qualità. Quindi non vi lamentate poi, dite: ah, pasta costa un po' di più, ma è normale. Guardate qui attorno. Vincenzo Ferro, da quanti anni lei fa questa attività, il mugnaio? Io personalmente dal 1959, però sono dalla terza generazione, mio nonno dal 1910. Ma una volta lei come faceva per capire, cioè lo metteva in mano, mette in mano il grano, e lei che fa, lo sentiva così? Sì, meno giallo è e più glutine c'ha. Ah, meno giallo è, più glutine ha. Questo grano che lei vede qui, nel Molise, vede, questo è il grano più forte che abbiamo ricevuto. Ed è meno giallo questo? Meno giallo. Quindi significa? Che è più forte. Ma pazzesco, guardate, avete capito che significa l'esperienza, che uno dice il vero mulino, il vero mugnaio, e loro in tutto il mondo portano questo territorio grazie alla semola e grazie al pastificio. Abbiamo qui Massimo, il maestro, Mastro Mugnaio. E in poco tempo, grazie anche alla colonna portante e a Vincenzo, tu hai imparato tantissimo qui. Sì. Tu hai una responsabilità incredibile, perché se io mangio uno spaghetto e non mi sa tanto di quelli buoni, ma sai quante te ne arrivano? Sì, forse pensate, immediatamente pensate alla mia persona. Insomma. Allora, arriva il grano, va nei silos, poi viene pulito, sì, con una macchina. Andiamo all'impianto di pulitura, poi il grano viene bagnato. Poi lo facciamo riposare un attimino per appunto assorbire l'acqua che gli diamo e passiamo nell'impianto di decorticazione a pietra. Ah, dove... a pietra addirittura, sì, pensate. Sì. E quindi viene tolta la parte, diciamo, proteica, se diciamo la parte esterna. E consumata la parte superficiale del grano. Che succede poi? Il grano, piano piano. Sì, allora il nostro obiettivo è quello di separare la semola, quindi l'amido, dalle parti cruscali, che sono le parti più esterne del chicco. E per fare questo abbiamo bisogno di una macinazione che deve essere necessariamente delicata. Quanto tempo un po' di grano diventa semola? Su questo impianto ci vogliono almeno 50 minuti.
vedete che colore, guardate, guardate la finezza. E chiaramente parliamo di semola, attenzione, la semola ha un indice glicemico che è più basso della farina, mi raccomando, quindi è più salutare, ha più carotenoidi che vanno ad agire sui radicali liberi, quelli intracellulari ed extracellulari, contiene più proteine importanti e se volete insomma una pasta e fagioli fatta con questo avete tutti gli aminoacidi di cui il corpo ha bisogno. E poi c'è anche un pochino di fibra in più, ma poi soprattutto assorbe molta umidità, agisce anche da blocca fame, quindi quando mangiate questo tipo di pasta basta poca, già sazia. Questa, io dico bambina, perché era bambina qui tanti anni fa, lei veniva, il papà arrivava nel camion, ma che pensavi in quei momenti? A quell'epoca veramente mi faceva piacere fare parte proprio di questa famiglia, grande famiglia di mugnai da generazioni, perché vedevo che c'era proprio l'amore, la passione che mio nonno, mio padre, e lì veramente ero piccolina e vedevo queste cascate di grano e si formavano delle montagne che per me erano enormi. Vedevo sempre mio nonno, mio padre, con queste mani prendevano dei mucchietti, li portavano vicino alla bocca, vicino al naso, lo guardavano, lo odoravano e mi entusiasmava. Ebbene, adesso lei prende questa semola, fa preparare tantissimi tipi di pasta che vanno in tutto il mondo, in Giappone, dappertutto, e il Molise arriva così dappertutto. Amici carissimi, la semola poi arriva, come quando arriva a casa nostra, solo mi diceva giustamente Rossella, a casa come si fa? Vedete come si fa, Guardate qui invece come lavora la macchina, Flavio. Qui abbiamo un metodo invece sempre tradizionale ma rivolto alla modernità, in 15 minuti impastiamo 100 kg di semola e aggiungiamo il 30% d'acqua per fare in modo che la formazione del glutine avvenga nella maniera più corretta. Quindi la dose è quella, 30% di acqua. Qui c'è un'acqua particolare, il Molise è proprio caratterizzato da un'acqua meravigliosa. Quest'acqua è certificata, vero? Sì, stanno avviando la certificazione, per il momento è un'acqua tipica che ha delle caratteristiche eccezionali, addirittura è adatta all'alimentazione dei bambini perché è iposodica. È come avere il bollino di qualità, è come avere il bollino sul biologico. E questa pasta viene impastata con questa acqua. Quanta semola passa qui e quanta pasta alla fine esce fuori da qui? La differenza tra quello che produciamo in semola e quello che viene fuori in pasta è dovuta all'essiccazione del nostro prodotto. Diciamo che quotidianamente la nostra azienda tira fuori 300 tonnellate di pasta mediamente ogni giorno. E va in tutto il mondo. C'è un nostro commerciale che dice sempre che sulla pasta molisana non cala mai il sole, perché i fusi orari nei quali si mangia la pasta sono quelli di tutto il mondo. No, dopo questa lavorazione, che ha detto lei con le mani così, Rossella, che succede? Dove andiamo? A questo punto andiamo al piano inferiore e il prodotto viene estruso, ossia creiamo la forma del nostro impasto. Abbiamo formato il glutine, lo estrudiamo e diamo la forma. Quanti formati ci sono? Più di 100, 104 per la precisione. Questi sono bucatini al bronzo. Vogliamo prenderne un po'? Prendiamo un po'. Questo è un bucalino 3 mm di spessore. Senti, come viene asciugata questa pasta? La pasta viene asciugata secondo un metodo tradizionale. È un sistema che predilige le temperature medie, non le temperature elevate. Questo perché? Perché la consistenza del prodotto noi la diamo attraverso la materia prima. Certo, quindi la dolcezza anche l'asciugatura. Guardate che meraviglia.
Flavio, è una pasta semplice, facile, difficile questa? Questa è una pasta abbastanza complicata, si chiama fusillo corto bucato. È il parente vicino, il parente stretto di quel bucatino che abbiamo visto prima, soltanto che è corto. E per essiccare, visto che ha il buco in mezzo, impiega più tempo e più accortezze nella lavorazione. Più accortezze. Possiamo prendere qualcuno, uno, per far vedere? Abbiamo questa arrotolatura, diciamo che è proprio dedicato per un sugo corposo che aiuta l'amalgama. E certo, perché già la semola buona, diciamo, assorbe bene. Poi pensate qui attorno, dentro, un bel sugo, un bel ragù, è la fine del mondo. Mi vanno ad essiccare qui dentro. Sono degli essiccatori veri e propri. Estraiamo l'umidità per far sì che il prodotto possa mantenersi per 36 mesi sul nostro scaffale. Questo è praticamente il prodotto più sottile che noi facciamo come pasta lunga. Si chiama capellino. È bollente. È bollente perché è la fase che precede il raffreddamento. Qui già essiccata però. Qui siamo già a essiccazione avvenuta, ma non ha stabilità completata. Questa è la fase di sfilaggio, qui togliamo la pasta dalle canne e la portiamo verso quella che è la parte di troncatura. Il presente, ma il futuro, sarà la farina integrale. Integrale significa che ha tutto. Innanzitutto presento il mio carissimo amico Giuseppe Ferro, la grande famiglia. Tu mi dicevi, anche tu, la pizza oggi addirittura con l'integrale. Interessantissima, la semola integrale per fare la pizza è molto molto interessante, uno tra i prodotti più innovativi. Guardate la differenza, vedete, questa qui è integrale, vedete la farina, e anzitutto è più granulosa, si vede, perché per forza il colore è, non è giallo-giallo, è più scuro, che ha varie parti, vedete la pasta anche, vedete, è più scura, eccola qui, vedete. Io dico sempre, i nostri amici stanno a casa, qui c'è un po' di crusca, c'è le fibre sono importanti, perché quando vanno nel nostro intestino sono degli spazzini importanti, cioè prendono il colesterolo, lo portano via, i grassi portano via, gli zuccheri, c'è la glicemia, portano via, cioè sono degli spazzini. Ecco che l'integrale serve proprio a farci stare meglio, fa stare meglio il cuore, la pelle, insomma è un tocca sana per la salute. Voi fate tantissima pasta integrale o solo alcuni tipi di pasta fate integrale? Facciamo 10 formati di pasta integrale. Anche spaghetti? Ai spaghetti quadrati. Ah. Maccheroni, mote magno. E io mote magno, guarda. Vetro, magica alchimia di fuoco e materia. Caldo, fluido, plasmato nei secoli dal fiato dell'uomo. E per parlarvi di questo non potevo non venire a Burani. Elena, buongiorno. Che cosa stai facendo? Sto facendo un piccolo pinguino di vetro. Sì. Questo si chiama cannello, è alimentato con l'ossigeno e il gas. E quindi il vetro prende forma, poi si scioglie. Sì, noi abbiamo delle bacchette di vetro già preparate, già colorate. Senti, ma il cannello prima non era così tecnologico. Sì, una volta i cannelli erano alimentati come le lampade a olio. Come ti è venuta questa passione? Io so che tu non sei di Venezia. No, io sono ligure di Savona. Ma poi un giorno, come nei film, ho preso un treno e ho incontrato la mia compagna di liceo che mi aveva detto che vicino a Savona ci sarebbe stato un corso per imparare a soffiare il vetro in un paese che si chiama Altare. E ti sei incuriosita, hai detto perché no? Proviamo a vedere come si lavora il vetro. E nascosto. E i miei genitori dicevo che andavo a Genova e invece sono andata su ad Altare a vedere. E quando ho visto questo maestro che soffiava così, ho detto basta. Questa è la mia strada. Ho comprato un forno con un'altra mia amica che aveva fatto il corso con me, che è come, era come comprare una macchina, però non avevamo abbastanza esperienza, così abbiamo dovuto chiudere dopo un anno. Poi uno dei tecnici della fabbrica dove avevo comprato il forno mi ha telefonato e mi ha detto guarda che c'è
un signore che vorrebbe aprire una fornace a Murano e vorrebbe comprare un forno. E così questo signore è venuto a Savona, gli ho raccontato la mia storia e mi ha detto: se vuoi, vieni a Murano a lavorare con me. Ah, quindi sei venuta con il forno, hai fatto come si dice, bagagli e bagaglini, sì. E sei venuta qui con il forno e hai cominciato qui a lavorare. La mia curiosità mi ha portato a imparare diverse tecniche, quindi il lume, la vetrofusione, non solo la fornace. E che differenza c'è fra la lavorazione al lume e quella in fornace? Vabbè, al lume sei seduto qua con un cannellino, tranquillo, così, con le tue cannette colorate. In fornace sei seduto davanti a un forno a 1000 gradi con una canna da soffio, che è come un po' Alice nel Paese delle Meraviglie. Sono tutti gli stessi ferri, ma 3 volte più grandi. Più grandi. E quindi la fornace ti aiuta a produrre degli oggetti più grandi, sì, più impegnativi? Sì, più impegnativi. Per più esempio? Vasi, lampade, bicchieri. I maestri usano pochissimo gli stampi. Hanno solo questi compassi, che sono i compassi da vetraio, che servono per misurare la larghezza di un pezzo e l'altezza. Il vetro di Murano ha delle peculiarità in più rispetto, sì, ai vetri che possiamo trovare in commercio? Sì, vabbè, è un vetro artistico innanzitutto ed è adatto per la lavorazione artistica. Lo chiamano lungo, un vetro lungo, perché può essere lavorato a lungo. Mentre invece i vetri industriali sono secchi. In questo momento un vetro industriale sarebbe già fermato e non avrei potuto più lavorarlo. Per cui il vetro artistico, mettendo molta più soda nella composizione, rimane più morbido. Maleabile. I vetrai di Murano erano stati un po' come segregati su quest'isola, non potevano andare via. E per cui venivano uccisi. C'erano i sicari apposta. Addirittura? Sì, sì. E come mai? È perché portavano via il segreto della lavorazione del vetro. C'è il famoso libro d'oro di Murano, che dove sono scritte tutte le famiglie che potevano lavorare il vetro, che non tutti potevano, solo alcune famiglie. E se qualcuno avesse deciso poi di andare via? La Serenissima mandava i sicari e li uccideva. Il nostro pinguino è quasi finito? Sì, è finito qua. È fantastico. E adesso si deve asciugare. No, asciugare, anche i bambini dicono asciugare. Non si dice asciugare. A raffreddare. A raffreddare. Ok. Che se ci vado, sì, con la manina ci rimango. Senti, ma io là vedo dei cassettini con dei nomi, ma cosa sono? Ho degli studenti che sono magari locali, che abitano qua vicino. Quindi, come bambini d'asilo, ho fatto i cassettini. Dei cassettini, così giustamente. Ognuno ha il suo vetro, ognuno ha le sue cose, i suoi occhiali, eccetera. Senti, vuoi che ti insegni a fare qualcosa? Vuoi, sì, dai, provare? Volentieri, che mi insegni a fare? Adesso ti insegno a fare un pesciolino. Porta il vetro nell'altra mano e prendi con la destra le pinze piatte. Scalda un po' il vetro nella fiamma. Poi col vetro vai dentro le pinze e lo schiacci piano. Schiaccia. Bene. Adesso devi fargli gli occhietti. Fai una pallina di bianco. La attacchi, la tiri e lo tagli nel fuoco. Fantastico! Adesso scalda e con la paletta le schiacci un po' gli occhi. Adesso devi fargli le pupille. Un pupillone. Vai, scalda. C'ho un po' gli occhi di cuore. Prendi le mollette. Devi girare insieme queste due cose. Gira completamente, vedi che c'è una zona più scura qua, vuol dire che il vetro è freddo. C'ha la coda anche già, sì, incorporata. È, wow, venuto un pesce squalo per ballare. Però va bene. Però ti dirò. Voilà, non è male, eh? Oggi preparo dei maccheroni con dei carciofi tagliati a dadini, pomodori datterini anch'essi tagliati a cubetti, una julienne di agrumi, in questo caso arancio, limone e pompelmo. Utilizzeremo poi della cipolla rossa, un po' di peperoncino fresco,
profumeremo con del basilico e infine del formaggio grattugiato. Prima operazione, tuffo della pasta in acqua leggermente salata, deve essere bella bollente, tumultuosa, lasciamo cuocere per il tempo necessario e procediamo con la realizzazione della ricetta. Prendiamo dell'olio extravergine di oliva in una padella abbastanza calda, lasciamo soffriggere la cipolla rossa. Prendiamo un mestolino di acqua della pasta, della cottura della pasta, ci permetterà poi di avere un effetto legante perché l'amido della pasta ci darà questo risultato cremoso alla nostra salsa. La pasta la scoliamo al dente. E un consiglio ai nostri telespettatori: spegniamo il fuoco a questo punto della ricetta, uniamo del formaggio grattugiato e continuiamo a saltare in questo modo la pasta. Il formaggio fonderà insieme ai maccheroni e il segnale sarà quello che quando il formaggio inizierà a filare, impiattiamo la pasta ormai bella condita e possiamo servire ai nostri ospiti. Gli ingredienti sono semola rimacinata di grano duro, acqua, il sale e le patate. Il drenaggio fa il suo effetto e quindi il tuo piccolo orto è pronto. Non viene messo nessun additivo, solo l'acqua. È da tuffarsi dentro. Volete saperne di più? Subito dopo la pubblicità. Parola di pollice verde. Parola di pollice verde. Un pane salutare è quel pane fatto con o la farina integrale, possa essere anche semola integrale, non so, però deve essere integrale per fare bene al nostro organismo, l'intestino, oppure di semola, anche rimacinata, giusto? Sì, semola. Qui stiamo a cerce piccola. Allora, vediamo come si prepara il pane fatto con questa semola o con l'integrale. Prego, maestro. Noi adesso andiamo a impastare. Gli ingredienti sono semola rimacinata di grano duro, acqua. Ci vedete anche per capire come nasce una bella pagnotta di pane buono, perché quella raffinatissima della farina del grano tenero è quella che ha pure un indice glicemico molto alto, è molto raffinata, cioè con mille problemi. Invece qui avete più proteine, avete più carotenoidi che agiscono contro i radicali liberi, intracellulari, extracellulari, insomma è tutta un'altra storia. Potevamo usare anche una farina integrale di grano duro, in questo caso usiamo la semola rimacinata. Questo è il lievito madre, il lievito naturale. Fai sentire? Sai, mi ricordo l'infanzia, mia madre sai faceva, lo pigliava e lo metteva sotto le coperte perché deve crescere, diceva. Deve crescere, se aveva bisogno di caldo. Infatti tutti i bambini ogni tanto, ma vedi, cresceva sempre di più. E mamma diceva, guarda che crescerai anche tu. Io sono cresciuto pure. Abbastanza. Mamma manca il pane di mamma, però c'è quello vostro buono. Beh, dai. Ok, quindi lievito madre, il sale e le patate. E mettiamo le patate, fanno bene all'intestino, per la colite, la patata poi riesce ad ammorbidire anche, è preziosa per il pane. Senti, quanto tempo qui dentro deve impastare? L'impasto dura circa mezz'ora, dopo mezz'ora deve riposare. Che bell'impasto, perfetto, guardate, liscio. E poi il colore che ha questa farina, veramente c'è proprio bella quella gialla. Del Molise. Io ho visto pure la Molisana, sai che la Molisana correva nelle campagne oggi? La Molisana? Correva. Dal Matese. Una bella Molisana scendeva dal Matese. Ah, conosci pure tu. Discende dal Matese. La Molisana, la Molisana. Cercava il marito, la trovate, mo è cresciuta la famiglia tutte le Molise, tutte ste Molisanelle. Sì, siamo pochi, però. Siete però pochi ma buoni. Questa è lievitazione naturale, quindi lievita
5 ore, 6 5, ore. Così. Anche una nottata intera, poi sì, la mattina sì, presto. Dipende dalla temperatura. Perché si alza, caldo. Si gonfia, diventa più morbida. Perché farina, la semola, attenzione, di questo grano, Triticum durum si chiama. Sì. Noi qua lavoriamo tutto a mano. Guardate che bella pallottella che viene. Che meraviglia, cesti, vedete, cesti proprio naturali. Bimini, questi tra l'altro vengono fatti pure a Cerce Piccolo. Cerce Piccolo è conosciuto. Ma Cerce è piccolo, ma è grande, piccolo, però. Ma è grande. Beh, questo va coperto? Sì, questo va coperto. Copriamolo. E che resta qui dentro per quanto tempo? E resta qui dentro per un'ora e mezza, due ore. Pensate le ore, mezz'ora là, 5-6 ore prima per farla gonfiare, per farla lievitare. Poi qui un'altra ora, altre due ore. Ma capite quanto tempo serve? Poi ci costa molto il pane. Se volete il pane buono, dovete pagare. È così. Tu fai anche le pizze, ho visto pizze straordinarie. Pizze con pomodoro, pizze, la focaccia, che qui la chiamano pure la scanata. Olio extravergine d'olivo, ho visto, non mettete oliacci vari, olio no, extravergine d'olivo. No, sempre olio extravergine d'olivo. Pomodoro locale, origano, un po' di sale. Devono essere pochi e genuini. Poi tanti dolcini, ho visto, dolcetti, dolcini. Sì, sì, tanti dolci facciamo pure, la nostra produzione è molto vasta. Siamo un piccolo forno. Voi avete avuto una premiazione, alcune premiazioni importanti, tipo, diciamone una, la più importante. Vabbè, l'ultima è stato il premio Roma Pani, e hanno premiato il nostro pane con le patate, dei pani tradizionali storici. Lo meritate, guardate che cosa c'è dentro. Eccezionale. Inizia l'orto di Daniela. Perché l'orto in casa, in giardino, in terrazzo, sul balcone? Innanzitutto perché è più salutare, per una questione anche di tempo. Quante volte vi è capitato, oddio, mi sono dimenticata le zucchine? E poi diciamocelo, un ortaggio appena raccolto ha un sapore ben diverso rispetto a quelli che magari vengono raccolti 4-5 giorni prima. Oggi sono a Latina e chi mi aiuterà a coltivare la rucola in questo caso è Sergio Dionigi. Ciao, buongiorno. A me piace molto la rucola, quindi l'ho scelta per questo motivo. La utilizzo come contorno, quindi come insalata, però può essere utilizzata anche in un infuso o in un decotto. Per ciò che riguarda l'infuso, prendiamo una tazza, mettiamo una manciata di rucola e versiamo dell'acqua bollente, lasciamo raffreddare. Nel caso in cui non ci piaccia troppo il sapore, perché è un po' piccantino, un po' forte, possiamo utilizzare un cucchiaino di miele o in alternativa un po' di mentuccia. L'infuso di giorno fa bene alle vie respiratorie, invece preso la sera, prima di andare a letto, concilia il sonno. Per il decotto invece prendete una manciata di rucola e fatela bollire per 2-3 minuti, aspettate che si raffreddi e poi bevetela, perché avrà anche degli effetti afrodisiaci. Ma torniamo a noi, come coltiviamo questa rucola? In questo caso abbiamo preso una struttura in legno che può essere fissata con dei laccetti. Dei laccetti, qualsiasi cosa. Prendiamo un telo, lo andiamo a forare in modo che comunque creiamo un drenaggio. Arrivati a questo punto andiamo a prendere il nostro terreno. Un terreno deve essere soffice, quindi adatto alle adatto coltivazioni. A queste coltivazioni. Quindi dobbiamo sminuzzare. Abbiamo sminuzzato tutto il terreno. A questo punto diciamo che è pronto per la semina. Seminiamo. In questo caso semi di rucola. Lentamente, formando uno strato quasi uniforme. Quasi uniforme. Quindi adesso abbiamo sparso il seme, dobbiamo coprirlo? Certo. Visto che abbiamo comunque le mani abbastanza sporche, io direi di fare una cosa del genere. Quindi con le mani? Lo copriamo con le mani, dopodiché cerchiamo di battere questo terreno qua. O sempre con le mani, ci divertiamo e ce le sporchiamo, oppure con una tavoletta. No, facciamolo con le mani. Facciamolo con le mani, perché siamo in barca. Fatto questo, passiamola subito alla fase dell'innaffiamento. Come vedi, già il drenaggio fa il suo effetto, l'acqua viene assorbita dal terreno e quindi il tuo piccolo orto è pronto. Senti, ma io so che poi per facilitare la germinazione si utilizzano o dei fogli di carta o di plastica bianca. Certo. Però bisogna stare attenti. Bisogna ricordare che come spunta il primo germoglio va subito tolto, altrimenti marcisce. Tende a marcire.
Bene, quindi adesso noi cosa facciamo? Chiudiamo il nostro recinto. Andiamo a chiudere. Lo fissiamo con delle fascette. Mm-hmm. E il nostro orto è pronto. Ogni quanto tempo bisogna innaffiare la rucola? Considerando ancora queste temperature, anche un giorno sì o un giorno no, va comunque innaffiato. Quindi il terriccio deve essere sempre umido? Abbastanza umido. Ma non impregnato di acqua? Non impregnato di acqua, ma umido. Bene, chiaramente ogni volta che innaffiamo, nel caso in cui avessimo già predisposto il foglio di plastica o di carta, alziamo il foglio. Alziamo e poi ce lo rimettiamo. E poi una volta innaffiato lo rimettiamo. E poi lo rimettiamo. La rucola l'abbiamo seminata, adesso man mano la vedremo germinare, poi la raccoglieremo. E noi ci vedremo la prossima settimana sempre con l'orto di Daniela. Qui vivevano i Sanniti nel Sannio, primo millennio prima dell'arrivo di Cristo. Chi erano i Sanniti? Una popolazione italica antica. La loro sfortuna è stata quella di, purtroppo in quel periodo, i romani diventarono sempre più forti, più potenti, e loro si scontrarono con i romani in tre battaglie, tutte e tre perse completamente, e allora sono stati costretti a romanizzarsi. Tanto è vero che qui, dico, vedete quest'arco, ricorda un po' il tipico ambiente romano. Qui c'è un anfiteatro, guardate, un anfiteatro che è veramente straordinario. Guarda, ti faccio un applauso perché mi hai fatto una pelle d'oca, perché questa voce è bellissima, soprano. Tu sei Gianna? Sì. Vero? Sì. Stai in Canada? Sì! Ti stai allenando? Sì, ho una Carmen che viene in quest'anno, allora mi alleno. Senti, tu hai conosciuto Pavarotti? Sì, a 19 anni ho vinto il premio della più giovane finalista in Filadelfia. I tuoi genitori però non sono canadesi, sono italiani, molisani? Sono di Benevento. Benevento? Sanniti, sì. Sì. E dove c'è la streghetta? Sì. E tu sei nata lì, però torni sempre qua perché ami l'Italia. Sempre, sempre, ogni possibilità. Io cerco la mozzarella, quella tipica molisana, e so che è da queste parti. Sì. Tu sai per caso dove si trova questo caseificio, chi la fa? Qui, mio cugino Domenico. Tuo cugino? Sì. Fa la mozzarella. Sì. No? Tu adesso mi puoi accompagnare dal Domenico? Con piacere. Gianna, senti, perché non facciamo un duetto io e te? C'è Beniamino Gigli, la canzone del 35, che hanno cantato in tanti, non ti scordare di me. Così almeno quando parte non ti scordi di noi. Sì, sì. La facciamo? Sì, assolutamente. Senza provare, senza niente, così. Ok. Via, dai. Non ti scordare di me, la vita mia legata a te. Io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Non ti scordar di me, la vita mia è legata a te. E andiamo alle mozzarelle! Valentino, abbiamo Domenico, questo signore alla mia sinistra, ed è la zona di Benevento. Il papà portava il latte in giro, vendeva il latte, giusto Domenico? Giusto, giusto. E arrivavano anche qui, arrivavano quindi nella zona del Molise. Tira e ritira, si conoscono e insieme mettono appunto una mozzarella che oggi è conosciuta veramente in tutto il mondo. Qui la cosa importante che ha Bella Molisana è che non viene messo nessun additivo, solo l'acqua, quindi il prodotto è completamente naturale. E che c'è? Latte,
caglio, sale e fermenti lattici. Beh, guardate qua che meraviglia, poi io chiamo le mozzarelle, è da tuffarsi dentro. Qui mi hanno detto non chiamarla mozzarella, perché si arrabbiano tutti. Come si chiama? Fior di latte, giusto? Questa è la zona del fior di latte, è la stessa cosa, cambia solo, diciamo, il luogo di origine, perché il fior di latte lo si chiamava anticamente cioè sulla parte adriatica dell'Appennino, mozzarella sulla parte tirrenica. Qua che succede? Questo è lo stampo del... stanno facendo le ciliegine. Buongiorno! Buongiorno! Da quanti anni lei fa le trecce? Sono 20 anni. 20 anni, quindi è bravo a fare le trecce anche alla figlia, alla famiglia, a tutti. A tutti, ci facciamo le trecce dalla signora. Guardate che treccia, che treccione. Ma una volta arrivata a casa, sta mozzarella, la vaschetta, va tenuta in frigo fuori, che molti dicono sì, però in frigo poi non sa di niente. La mozzarella va tenuta assolutamente in frigo a 4 gradi, 4-5 gradi. Per gustarla in maniera ottimale va tirata fuori dal frigo almeno un'ora prima del consumo. O a bagnomaria pure dolcemente. A bagnomaria si fa prima, si può anche, bastano anche 10 e allora minuti. Torna il sapore del latte. Deve essere a temperatura ambiente. Ma tutti i prodotti, se sono freddi non sanno di nulla, perdono il sapore. Si sa che è Molisa, molisana, si mangia la mozzarella particolarmente buona. Ma anche la ricotta è straordinaria, da mettere sul pane buono, casereccio, fate anche voi qui, ma fate venire a voglia. Ma andiamo a vedere questa ricotta prima, scusate, se no poi... Gianna, in Canada esistono queste cose buone? Sì, ci sono italiani in Canada anche, si vede la ricotta fresca. Ah sì? Sì. E tu la mangi? Sempre. Ti piace? Molto. Così la tua voce è più bella. Buono per i polmoni. Sono Gian Antonio Favero, docente dell'Università di Padova, e oggi mi porta a vedere, ma questi affreschi, questa università, ma che è da brividi, guardate in alto, che meraviglia. Questi sono gli stemmi dei vari studenti e docenti che hanno lavorato presso questa antica università, che è una delle università più vecchie del mondo. Entriamo adesso nel cortile antico dell'università, del Bo, dell'Università di Padova. È magica. Qui c'è anche una sala dedicata a Galileo Galilei, c'è il teatro anatomico dove facevano le prime autopsie Morgagni e altri famosi scienziati che arrivavano da tutto il mondo. E qui si è laureato il nostro grande professore che sì. Oggi ci parlerà dell'arte dell'implantologia, è sicura, non è sicura? Sì, lo stato dell'arte dell'implantologia moderna è sicuramente una cosa a cui i pazienti oggi stanno molto attenti per sapere se un impianto è sicuro, se un impianto non è sicuro, se dà il rigetto, quanto costa. Anche perché, scusa professore, e molti si ficcano in questi pullman, vengono da tutte le parti del mondo, Croazia, Albania, li portano via, loro tutti contenti, costa poco di qua, di là, poi funziona. Dico, attenzione, affidatevi a chi veramente ha la grande esperienza, scusa. No, hai detto delle cose giuste, sicuramente non c'è la tracciabilità delle terapie che vengono fatte, non c'è la sicurezza, quindi un impianto deve essere assolutamente affidabile, deve avere una garanzia di durata nel tempo. L'importante però è che alla base di tutto questo ci sia una scelta da parte del dentista, un'informazione che viene data al paziente, una preparazione che
chirurgica, preprotesica, quindi un'analisi del caso approfondita con la storia della salute generale del paziente, una terapia in assoluta, diciamo, preparazione del campo operatorio con sterilità, con accorgimenti che evitano poi i rischi di infezione e un seguito nel post operatorio di mantenimento. È come cambiare l'olio della macchina ogni 10.000 km, anche gli impianti o i denti naturali vanno mantenuti nel tempo, quindi ogni 6 mesi bisogna andare dal dentista, fare le pulizie approfondite con cura che durano un'ora, non può essere fatta una pulizia in 20 minuti come vengono pubblicizzate, faccio il detartraggio, 40 euro, 20 minuti, non è possibile. Allora dico sempre occhio alla salute, mi raccomando occhio ai denti e dico regalatevi un sorriso. E il sorriso ce lo può regalare il nostro grande professor Gian Antonio Favero.